38 anni, nativo di Napoli, ma a Vibo Marina è cresciuto e ha completato gli studi. Da sempre con la passione del cinema, determinato a diventare attore, frequenta a Palmi l'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria e successivamente la Scuola di Teatro Enzo Corea e l'Accademia d'Arte Drammatica di Varsavia. E Giuseppe Zeno, dopo anni di gavetta, il suo sogno lo ha realizzato. È oggi uno degli attori più in voga del momento, protagonista di numerose fiction di successo. A lui, il Comitato Festa Maria Santissima del Rosario di Pompei ha voluto consegnare un quadro come segno di riconoscenza e gratitudine. A Vibo Marina l'attore ritorna sempre con grande piacere. La trovo leggermente cambiata, migliorata, gli amici sono sempre gli stessi, la birreria, poi vediamo... È sempre uguale, no, stare già seduto qua mi riporta dei momenti trascorsi bellissimi. Ma guarda, le origini sono importanti, le origini, le radici, tutte queste cose fanno parte di un bagaglio umano e emotivo che ti devi portare soprattutto dietro nel mio lavoro, sono importantissimi. Ma quali sono i suoi progetti futuri? No, inizio a settembre un progetto nuovo per la Rai e poi in cantiere diversi miei progetti teatrali su due validissimi autori, uno è Baudelaire e un altro è Raffaele Viviani.